Comincio subito citando le parole di Rosario Bentivegna, che di quell'azione fu uno dei maggiori protagonisti e purtroppo fu costretto a difendersi per anni dalle accuse di irresponsabilità e di illegittimità per quell'azione di guerra. Continuavo a pensare che se mi avessero cercato, certo mi sarei presentato, ma non come un agnello sacrificale, alla mia maniera, con le armi in pugno. E invece no, non una parola, non un avviso, se non quel terribile «l'ordine è già stato eseguito». Nessuno ci chiese mai di costituirci, nessun comando tedesco ha mai chiesto la costituzione dei colpevoli promettendo di non fare rappresaglie, nessuno, anche se più tardi questa infame bugia è stata ripetuta tante volte per diventare per tanta gente la verità. Queste sono le parole che Rosario Bentivegna scriveva nel suo libro Senza fare di necessità virtù, ricordando il momento in cui aveva appreso dalle colonne del Messaggero il comunicato dell'agenzia Stefani, in cui si dava notizia del massacro di 10 criminali comunisti badogliani fucilati per ogni tedesco assassinato in via Rasella. L'ordine è già stato eseguito. Una frase essenziale per dire che nessun tentativo di indagine, nessuna ricerca, nessun manifesto, nessun comunicato radio era stato mai emesso dal comando tedesco di Roma per rintracciare quelli che appunto nel comunicato Stefani si definivano elementi criminali autori di una vile imboscata contro 32 uomini della polizia tedesca. Ecco, il massacro delle fosse ardiatine compiuto a Roma il 24 marzo del 1944, un crimine di guerra contro 335 ostaggi, era stato messo a punto in assoluto silenzio e con la massima fretta, a nemmeno 24 ore dall'azione partigiana di via Rasella, nel fondo di alcune cave di pozzolana abbandonate lungo la via Ardeatina. Una reazione vigliacca, non una legittima rappresaglia, compiuta appunto, come avrebbe detto il colonnello delle SS Herbert Kappler, nella massima segretezza e con la massima fretta, come per evitare qualsiasi reazione da parte della città di Roma. Ora, perché nasce questa memoria conflittuale attorno agli eventi di via Rasella e alla strage delle fosse ardeatine? Possiamo dire che questa memoria conflittuale ha origine proprio da quel suo falso storico sui manifesti che invitavano i partigiani a presentarsi e sull'idea che ci sia stata una irresponsabilità da parte dei partigiani combattenti che non si sarebbero presentati e quindi non avrebbero evitato il massacro nazista. Una mistificazione ripetuta per decenni, una distorsione della realtà che avrebbe messo sotto accusa il significato e la legittimità storica e morale, oltre che giuridica, della resistenza. Il processo per l'azione partigiana messa a punto da 12 membri dei GAP centrali di Roma, che nell'anniversario della fondazione dei fasci di combattimento avevano attaccato e annientato in via Rasella 33 soldati altoatesini dell'undicesima compagnia del terzo battaglione SS Polizei Regiment Bozen, contribuì a cementare nel corso degli anni nell'opinione pubblica l'errato senso comune della irresponsabilità dei partigiani. Nel 1949 aveva così inizio la lunghissima vicenda processuale sui fatti di via Rasella. 5 familiari delle vittime della strage delle Ardeatine decidevano di intentare una causa per risarcimento danni dinanzi al Tribunale Civile di Roma, chiamando in causa la giunta militare del CLN nella persona di Giorgio Amendola, Riccardo Bauer e Sandro Pertini e ovviamente anche i membri dei GAP centrali che avevano partecipato a quell'azione di guerra, cioè Carlo Salinari, Franco Calamandrei, Carla Capponi e appunto Rosario Bentivegna. I congiunti dei fucilati sono di certo povera gente che è stata istigata, scriverà Franco Calamandrei a suo padre Piero in una lettera. Si tratta, è evidente, di una manovra politica per far compiere un altro piccolo passo in avanti alla campagna di diffamazione contro la resistenza. Ecco, da questo momento, per l'opinione pubblica italiana, i gappisti diventano i responsabili della reazione tedesca, sia pure in via indiretta, per non essersi presentati
presentati al comando tedesco di Roma. Ed è contro questa distorsione della verità che Rosario Bentivegna e altri suoi compagni di lotta si sarebbero battuti in una lunghissima battaglia legale per ristabilire di volta in volta la verità. Perché attraverso la vicenda di Via Rasella ad essere messa sotto accusa sarà la legittimità stessa della Resistenza e la sua eredità nell'Italia repubblicana. La guerra dei gap si era da sempre ispirata ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite nel 1941, e cioè libertà di pensiero e di parola, libertà dalla paura e dal bisogno. Ed è a questi principi che anche Rosario Bentivegna si era ispirato, lui che aveva operato a Roma dapprima come vicecomandante militare della quarta zona e poi comandante del gruppo d'azione patriottica intitolato a Pisacane. La sua lotta, lo scriverà, si era indirizzata contro ogni forma di terrorismo, di violenza fisica o mentale, economica o sociale, e contro la miseria. Per il giovanissimo Sasà, il partigiano Paolo, suo nome di battaglia, la lotta di resistenza è stata sicuramente una guerra di liberazione contro la criminale violenza nazista che utilizza la politica del terrore contro le popolazioni civili, ma è stata anche e soprattutto, potremmo dire, una scelta di libertà. Perché per chi come lui apparteneva alla generazione cresciuta nell'Italia degli anni 30, la resistenza si identificava col rifiuto del potere fascista in nome di un'aspirazione ad una sconfinata libertà, come avrebbe scritto Italo Calvino. Ben prima della disfatta militare dell'8 settembre del 43 e il crollo del regime il 25 luglio, le basi della perdita di consenso al regime sono originate proprio dalla profonda crisi sociale attraversata dal fascismo fin dagli anni 30. E a porre sotto accusa, a mettere sotto accusa il regime sono proprio i giovani di quella generazione che nel regime sono cresciuti. La scelta di resistere è quindi figlia del disfacimento del regime ed è soprattutto un atto di disobbedienza radicale che si trasforma ben presto in un'assunzione di responsabilità. Un atto di ribellione inizialmente maturato nella solitudine della propria coscienza e poi destinato ad essere rafforzato dalle parole d'ordine dei partiti antifascisti riuniti nei comitati di liberazione nazionale. Liberare il paese dall'occupante tedesco è solo il punto di partenza per realizzare una società più equa, per l'avvio di un processo di democratizzazione degli italiani, dove l'impegno in prima persona costituisce la base su cui saldare l'orizzonte dei diritti civili ad una dimensione di giustizia sociale. I giovani partigiani dei GAP che a Roma e in altre città d'Italia andranno ad inglossare le fila dell'esercito partigiano assieme agli antifascisti del ventennio, ai soldati sbandati dopo l'8 settembre e al mondo operaio, sono giovani nati e cresciuti durante il fascismo. Sono studenti di liceo ispirati da uno spontaneismo, potremmo dire, patriottico e libertario che si rifà al pensiero di Mazzini e di Croce e dalla storia garibaldina del Risorgimento. L'approvazione delle leggi razziali del 1938 segna per questi giovani antifascisti una svolta e lo stesso Bentivegna incomincia un'intensa attività clandestina nel gruppo di unificazione marxista. Si tratta di un'organizzazione antifascista d'orientamento trotskista estremamente dissidente con l'Unione Sovietica di Stalin e all'interno di questo gruppo iniziano a gravitare giovani di diverso orientamento politico. Sono per lo più di ispirazione socialista, comunista, azionista, ma ci sono anche liberali e cattolici. Sono giovani certamente forse un po' idealisti, ma sono fortemente animati da pulsioni democratiche e soprattutto sono fermamente convinti che sia arrivato il momento di dare uno scossone alla società italiana di quegli anni, che loro ricordano essere una società corrotta, segnata da profonde discriminazioni, attraversata da incomprensibili disparità sociali, che ha dimenticato le proprie libertà civili e democratiche. La guerra dei GAP, dei giovani GAP, è dunque una guerra animata dal diritto di resistere contro l'apatia, contro il servilismo, contro il disimpegno politico che da sempre hanno segnato l'Italia di quegli anni.
L'agonia e la morte del regime fascista sono già insite nell'inalellarsi di vicende belliche in cui gli italiani sono praticamente costretti a vivere da sempre. La campagna militare d'Etiopia, apogeo e disfatta dell'avventura coloniale nazionale, la partecipazione alla guerra di Spagna del 1936 e poi ancora l'impresa d'Albania e infine l'ingresso a fianco dei tedeschi nella guerra contro la Francia nel giugno del 1940 segnano la parabola finale di una dimensione intrinsecamente bellicista e imperialista del fascismo. Ecco, la scelta di resistere a questa guerra per i giovani dei GAP non sarà né allora né in seguito una decisione presa a cuor leggero. Convincersi all'uso armato della forza, della violenza, è un dramma di coscienza attraversato da dubbi, da paure, lo abbiamo sentito nelle testimonianze, nei filmati che abbiamo visto poco fa, questo sentimento della paura, questo sentimento che torna prepotentemente dinanzi alla politica del terrore nazista, ed è una decisione segnata dal tormento interiore. Per il giovane gappista Bentivegna, saranno gli incontri con il professor Gioacchino Gesmundo, professore di filosofia al liceo Cavour di Roma, a dissipare gli ultimi dubbi che si frappongono alla decisione di impugnare le armi. Noi eravamo l'avanguardia della lotta di tutto un popolo che voleva pace, libertà, indipendenza e una maggiore giustizia sociale. Per questo non si poteva cedere al ricatto delle ritorsioni e delle rappresaglie, a meno che non volessimo accettare l'occupazione tedesca. In sostanza, le nostre crisi di coscienza non potevano farci dimenticare la sfida che avevamo lanciato al nemico, quella di cercarci di impegnarsi nello scontro con noi senza infierire sui civili, così come prescrivevano le leggi di guerra internazionali, cui avevano aderito tutti gli eserciti combattenti in Europa, compreso quello germanico. In quei mesi la difficoltà di misurarsi con l'uso armato della violenza si accompagna però anche alla decisione che sia giunto il momento di opporsi in maniera definitiva, risoluta e forte agli effetti di una violenza molto più grande, perché maturata in un contesto di guerra totale. Tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45 si combatte in Italia una guerra totale. Le popolazioni civili, improvvisamente, come mai forse era accaduto nella storia dei conflitti armati, vengono investite da una violenza massiccia e indiscriminata senza precedenti e diventano il bersaglio strategico della politica del terrore delle truppe tedesche occupanti. Una guerra fatta di stragi, di rastrellamenti, di incendi a paesi e villaggi, con distruzione di case e di raccolti, in un susseguirsi di ritorsioni violente e crudele contro gli ostaggi, con la fucilazione, le torture e le violenze sui corpi dei prigionieri politici e anche con stupri contro le donne. La nostra risposta è stata terribile. Scriverà ancora Bentivegna in una lettera del 1983. Abbiamo tenuto fede alla parola d'ordine che la resistenza si era data in Europa, rendere impossibile la vita all'occupante, e ciò anche a costo di provocare nell'animo uno straniamento di coscienza per cui a stento ci si riconosce. Molti episodi del mio racconto appaiono oggi sconcertanti e crudeli a me stesso che li ho vissuti. Quando ho ritirato fuori dal cassetto queste pagine e le ho rilette, ho trovato in me stesso un me stesso che avevo dimenticato, un mio tempo d'allora che si perde in una prospettiva storica quasi irreale, nelle nebbie di un medioevo in cui stento a credere di aver vissuto proprio io. Ecco, qualcosa alla fine si rompe nell'animo di questi giovani e nasce da qui l'idea d'accettare il costo e il prezzo che può avere su se stessi e sugli altri l'opzione dell'uso armato della violenza. Da quel momento l'etica della convinzione imporrà il dovere non solo di superare la paura per se stessi, la paura di poter cadere nella rete spionistica, di poter essere torturati e fucilati, ma anche la paura che si ha verso gli altri. Il senso di responsabilità che si ha verso gli altri, nel mettere a rischio la vita degli altri, a partire dai familiari fino alle popolazioni civili che avrebbero potuto essere esposte ai ricatti delle ritorsioni naziste.
La vita per noi era diventata un inferno, ha ricontato ancora Bentivegna. Eravamo braccati come lupi, cambiavamo continuamente rifugio e si restava giorni interi senza mangiare. Ecco, la guerra dei GAP è una guerra particolarmente dura, perché i partigiani che entrano nei gruppi d'azione patriottica devono affrontare la guerra in mezzo alle posizioni del nemico, e quindi la guerra che si combatte in città è una guerra molto diversa da quella che si combatte invece in montagna. Nati nel novembre del 1943 su suggerimento di Ilio Barontini, che aveva sperimentato in Francia le unité de choc, i GAP sono piccoli gruppi di combattenti molto determinati, formati ovviamente non soltanto da comunisti, ma anche da azionisti, socialisti e a Roma anche da membri della formazione Bandiera Rossa, impiegati nell'eliminazione di tedeschi e di fascisti, nell'attacco a comandi e a formazioni militari e nell'attacco a stazioni radio e nodi ferroviari. I criteri per entrare a far parte di questi gruppi sceltissimi sono molto rigorosi. I partigiani reclutati nei GAP devono avere doti fisiche adeguate, devono reggere la stanchezza e devono anche avere un carattere in grado di far fronte alle condizioni di stress emotivo. Dunque, il giudizio negativo su Via Rasella sta a dimostrare che cosa? Sta a dimostrare quanto il paese avesse faticato e fatichi ancora, potremmo dire, a riconoscersi in una guerra combattuta in base all'etica della convinzione, un'etica che aveva spinto i partigiani ad agire secondo una scelta dettata dalla coscienza e non sulla base dell'impunità garantita ai militari, che invece avevano operato all'interno del monopolio della violenza esercitata dallo Stato. Vero e proprio leitmotiv della retorica antiresistenziale degli anni 50 diventerà non a caso l'esaltazione del sacrificio del vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, con il suo gesto di offrire la propria vita in cambio della fucilazione di 22 ostaggi catturati dalle truppe tedesche. Ecco, il gesto di questo carabiniere, che offrirà la propria vita per salvare gli ostaggi, diventerà il simbolo di una contronarrazione dei fatti basata sulla mancata condivisione delle motivazioni etico-politiche che avevano ispirato la resistenza armata dei GAP. GAP che verranno definiti nel corso degli anni assassini, vigliacchi, terroristi, colpevoli sfuggiti all'arresto, secondo la definizione data dall'Osservatore Romano il 26 di marzo del 1944, ad appena due giorni dopo la strage delle Fosse Ardeatine. I GAP accusati di irresponsabilità per un gesto inutile e dannoso, come lo definiranno tanti, anche la stampa, e addirittura come avrebbe scritto il giornalista Bruno Vespa rispondendo a Bentivegna in una delle tante missive che i due si scambiarono nel corso degli anni 2000. Via Rasella come gesto inutile, perché compiuto quando ormai era certo che Roma sarebbe stata liberata di lì a poco dagli alleati. Allora, si tratta, a mio giudizio, di una questione tirata fuori in maniera consapevolmente faziosa da chi, allora in seguito, fu incapace di considerare il profondissimo dilemma umano e intellettuale che tutto il movimento partigiano europeo si era posto con estrema serietà e coscienza, al fatto cioè che proprio l'antifascismo in tutte le sue componenti politico-culturali si era da sempre ispirato ai valori della pace internazionale, ma quelle posizioni con l'irrompere della guerra non potevano indurre alla soluzione da arrendersi e di cedere al ricatto delle rappresaglie, perché questo avrebbe significato rinunciare a fare guerra partigiana. Noi eravamo l'avanguardia di tutto un popolo che voleva la pace, la libertà, l'indipendenza e una maggiore giustizia sociale. Illegittimo e criminale avrebbe invece dovuto essere considerato il terrorismo preventivo e intimidatorio messo in atto dalle truppe tedesche per spezzare il legame che esisteva tra le formazioni partigiane e le popolazioni civili.
Fu del resto durante il processo celebrato dinanzi al Tribunale Militare di Roma contro il colonnello delle SS Herbert Kappler che lo stesso Rosario Bentivegna venne chiamato a giustificarsi addirittura per il possesso delle armi da fuoco e gli fu chiesto come mai non avesse mai preso in considerazione il fatto di consegnarsi alle autorità tedesche nonostante lo stesso Kappler all'interno durante il dibattimento in quel processo avesse esplicitamente detto che se la cittadinanza di Roma avesse appreso che un eccidio stava per essere perpetrato nel suo territorio, nessuno avrebbe potuto prevedere l'intensità delle sue reazioni. I partigiani avrebbero potuto organizzare un attacco fulmineo. L'intera città avrebbe potuto insorgere. Per ragioni di sicurezza, le esecuzioni dovevano essere tenute segrete finché non fossero state portate a termine. Ecco, dal punto di vista giuridico, certamente l'azione partigiana di Via Rasella venne riconosciuta come un legittimo atto di guerra e il 9 giugno del 1950 la prima sezione civile del Tribunale di Roma poteva dichiarare che l'attacco di Via Rasella era stata appunto una legittima azione di guerra. D'altra parte, dichiarò la sentenza, nessuno aveva mai tentato di mettere sotto accusa ad esempio gli attentati mazziniani che erano stati compiuti durante le guerre risorgimentali. La Corte d'Appello di Roma il 5 maggio del 1954 confermò la sentenza di assoluzione e infine la Corte di Cassazione il 9 maggio del 1957 rigettò definitivamente il ricorso dei familiari delle vittime delle Ardeatine sconfessando ogni ipotesi di illecito a carico dei partigiani. Di qui la verità giuridica sull'azione di guerra partigiana di Via Rasella. Ma perché continuò a sussistere nell'opinione pubblica l'errato senso comune, il falso mito della irresponsabilità dei partigiani? È interessante notare come nella stampa e anche nell'opinione pubblica, soprattutto nell'Italia di quegli anni, degli anni 50, continuasse a rimanere in piedi il falso mito dell'obbligo del dovere d'obbedienza agli ordini superiori da parte dei militari della Wehrmacht e delle SS. Il processo contro l'ex capitano delle SS Erich Priebke nel 1996 dimostrò del resto fino a che punto il senso comune sui fatti di Via Rasella rimanesse ancorato alla retorica di questo dovere d'obbedienza agli ordini dei superiori e ciò nonostante nessuna legge avesse mai vincolato i membri dell'esercito tedesco a commettere massacri. Addirittura durante il processo Priebke, lo storico Gerhard Schreiber disse che esisteva un articolo, l'articolo 47 del codice penale militare di guerra tedesco, che permetteva ai militari di rifiutarsi di compiere un atto ritenuto criminoso o in contrasto con la propria coscienza. E in effetti c'era stato un precedente in questo senso, perché il maggiore Dobrich, che aveva guidato il comando dei Bozen a Via Rasella, chiamato da Kappler a dirigere le operazioni e le fucilazioni contro i 335 ostaggi alle Ardeatine, si rifiutò di compiere quest'ordine perché si dichiarò profondamente cattolico e quindi impossibilitato a compiere un'azione ritenuta criminale. Ora mi avvio rapidamente alla conclusione dell'intervento spendendo alcune parole su che cosa per i giovani gappisti come Rosario Bentivegna avesse significato restare antifascisti nella Repubblica e in particolare militare nel Partito Comunista Italiano. Allora, la lunga questione dei fatti di Via Rasella e le sue distorsioni e manipolazioni, così come le campagne di stampa a cui abbiamo assistito a sostegno del povero vecchio soldato tedesco Erich Priebke, dimostrano quanto la stagione del 43-45 e il periodo della Resistenza, non da cui sarebbero scaturite la democrazia costituzionale e la Repubblica Italiana, non sembrino entrati a far parte di una memoria collettiva di questo Paese che dovrebbe essere la matrice, dovrebbe essere nella genealogia di una democrazia.
Al contrario, secondo un paradossale ribaltamento della realtà, i combattenti della resistenza e gli oppositori del fascismo, ai quali si deve la liberazione dal regime e il riscatto dalla guerra condotta a fianco dell'alleato nazista, sono stati accusati da sempre di aver provocato la rovina della patria, difesa invece fino alla fine dai combattenti di Salò. L'Italia moderata degli anni 50 può così togliere spazio alla memoria della resistenza, perseguendone di fatto l'emarginazione. Le campagne di stampa orchestrate contro il Partito Comunista contribuiranno del resto a preparare il terreno per un potenziale recupero dei quadri e dei militanti del regime che si riconoscono nel fronte unico anticomunista, conservatore e filoatlantico, subentrato all'alleanza dei CLN. Rimanere antifascisti nella Repubblica significa lottare proprio contro questo cortocircuito della memoria, significa rivendicare l'esperienza di militanza nella resistenza, che viene ora suffragata da nuove forme di impegno politico, tutte finalizzate alla costruzione della democrazia. E dunque si tratta di fare una scelta di impegno di militanza nel dopoguerra coerente con la vita e con le scelte e le opzioni fatte fino a quel momento. E mi riferisco alla scelta di essere stati comunisti, di credere nella costruzione di una democrazia progressiva e, per quanto riguarda Rosario Bentivegna, di militare nel Partito Comunista fino alla seconda metà degli anni Ottanta. Per quel che mi riguarda, scriverà ancora, detesto Stalin, forse anche perché mi ha fregato e insieme a me ha fregato la speranza di miliardi di uomini come me. Ma alla fine di ogni riesame di coscienza e di ogni tentativo di revisione, mi ritrovo felice e appagato per essere stato dalla parte di Stalin piuttosto che dalla parte di Hitler. E potremmo dire che al di là delle banalizzazioni, della riduzione della complessità dell'esperienza storica a cui siamo stati abituati negli ultimi anni, in cui tutto è bianco e nero, in cui le scelte sono sempre binarie, immediate, scontate, l'esperienza dei gap, l'esperienza del giovane Bentivegna forse ci può aiutare a capire meglio i chiaroscuri e i contrappesi di un'intera stagione di lotte, perché ci restituisce anzitutto l'immagine di un partito comunista complessa e assolutamente antiretorica e potremmo dire molto diversa rispetto a quella che è stata consegnata alla memoria di quegli anni. L'idea cioè che tra il 46 e il 48 vi fosse nel partito un clima di entrata libera, cioè ci si trovasse dinanzi ad un partito non militarizzato, monolitico o intransigente, fatto di gente seriosa, occhiuta, che guardava con sospetto, ma un partito in cui vi era una grande vivacità di discussioni, di ingressi di giovani che partecipavano alla rinascita della vita politica dell'Italia, pur nella compresenza ovviamente di elementi di rigore e talora di settarismo. Dai primi anni 50 e per oltre 30 anni il Partito Comunista costituisce per questa generazione di combattenti un luogo in cui apprendere la democrazia in una dimensione di confronto quotidiano, di creatività e anche di investimento sui giovani. E ancora Bentivegna dirà: quelli della mia generazione non avevano esperienza di una società realmente democratica come quella che stavamo costruendo. Ecco, una frase di questo genere che cosa ci dice? Ci dice che i processi di democratizzazione non sono affatto scontati e immediati, che per costruirla una democrazia serve impegno e partecipazione di tutti e che il Partito Comunista nel dopoguerra ha rappresentato realmente una palestra di democrazia per questi giovani che erano cresciuti all'ombra del culto del Littorio. Ovviamente per quanto riguarda la questione di Via Rasella ci furono certamente degli elementi di critica soprattutto da parte di Bentivegna rispetto all'atteggiamento del partito nella questione della difesa dei gappisti accusati dell'azione partigiana. Certamente il PC sostenne una difesa legale molto forte, garantì una difesa legale, ma non rivendicò forse fino in fondo, mantenendosi su una posizione fin troppo cauta, quella che era stata l'azione di guerra forse più importante della resistenza italiana. In una lettera indirizzata ad Antonello Trombadori e a Giorgio Amendola nel maggio del 1979,
ed è una lettera conservata presso l'archivio storico del Senato della Repubblica nel fondo Bentivegna, quindi chi vuole può andarsela a vedere. Fu proprio Bentivegna a ritornare sulla questione della mancata rivendicazione di quella e di altre azioni armate dei GAP centrali da parte della dirigenza del suo partito. Che cosa era successo? Durante il 15° congresso del Partito Comunista, il segretario del Movimento Sociale Giorgio Almirante e il leader dei radicali Marco Pannella avevano ripreso le solite polemiche sull'azione di Via Rasella, definendo i GAPisti dei fiancheggiatori del terrorismo. Ebbene, i dirigenti del PC chiamati in causa, quindi Trombadori e Amendola, decisero di intentare una causa per risarcimento danni contro Almirante e contro Pannella. Ma in quell'occasione Bentivegna si rifiutò di partecipare a quell'azione legale e questa fu la sua motivazione. Pur mostrando la solidarietà e l'affetto di sempre che vi porto, desidero dissociarmi dalla vostra iniziativa, pur se ne condivido lo spirito. Sono più di 30 anni che, rimasto quasi solo a Via Rasella, sono stato il bersaglio pubblico e privato degli insulti di certa gente. Cominciarono i monarchici, Guglielmo Giannini con il suo Uomo Qualunque e il Tempo di Angiolillo. Hanno proseguito filistei e fascisti di tutte le estrazioni. Ma non mi sono mai sentito vilipeso. Dopo 35 anni a Via Rasella siamo diventati tanti, così che per fortuna, ed era ora, il mio nome quasi non si vede o addirittura non c'è. Ma io, come voi del resto, a Via Rasella ci stavo allora e ci sono rimasto sempre. E se in questi 30 anni gli insulti dei Pannella e degli Almirante non mi hanno neppure sfiorato, perché dovrebbero cominciare a farlo ora? Dunque, parole molto dure e anche molto amare, segno evidente di quanto fosse stato difficile ritrovarsi da soli a difendersi, non soltanto da un punto di vista giuridico, ma potremmo dire anche sul piano storico e morale della responsabilità. In altri termini, di quanto fosse stato duro farsi carico, molto spesso da solo, di ristabilire la verità, di confutare le mistificazioni, cercando di difendersi sulla base oggettiva dei fatti, senza, e lo avrebbe detto più volte, senza il bisogno di nascondersi dietro al dito degli ordini ricevuti, come da sempre avevano fatto assassini, nazisti e fascisti. Dunque, e chiudo questa relazione, le accuse e i falsi storici su Via Rasella sollecitano ancora ad una riflessione più ampia sui vuoti di memoria che hanno caratterizzato da sempre l'opinione pubblica corrente nel nostro paese e che, grazie al sangue dei vinti o altri apporti della letteratura, potremmo dire antiresistenziale, hanno finito per confinare la storia della resistenza in una posizione marginale, sommersa dal fragore mediatico e dalle strumentalizzazioni del dibattito politico. Nella contestazione di legittimità di Via Rasella e della resistenza sarebbe alquanto riduttivo vedere soltanto la trasposizione della pressante richiesta di una memoria riconciliata o condivisa, perché anche il vasto e composito schieramento delle sinistre ha finito nel tempo con l'aderire alla proposta di una memoria pacificante del passato, non più influenzata da narrazioni o rappresentazioni retorico positive della resistenza. Il modo stesso di intendere la lotta politica da parte di larghi settori delle élite nazionali ancora oggi viene risolto nella delegittimazione dell'avversario, identificato con un nemico, e ciò spiegherebbe anche il larghissimo successo del tema dell'anticomunismo nel corso di questi anni, anche quando interi settori delle classi dirigenti, se si considera la polemica su Via Rasella, non possano considerarsi pienamente acquisiti alla democrazia repubblicana e ai principi costituzionali. Il processo a Via Rasella, con l'inesauribile polemica che ogni 24 marzo torna ad ispirare la stampa, appunto, e il dibattito italiano al cadere dell'anniversario della strage, ci invita dunque ad andare all'origine di quel difficilissimo processo di democratizzazione del nostro paese, un processo tormentato e che potremmo dire
ancora in gran parte incompiuto, un processo tale per cui le accuse alla resistenza non sono state altro che una clava calata su un pezzo della società, su un pezzo delle culture politiche di questo paese, anzitutto per evitare di fare i conti col fascismo, nodo troppo scomodo da ricordare per la nostra opinione pubblica. E concludo ancora con una citazione di Rosario Bentivegna che definiva così la sua esperienza nel PC e il suo modo di essere stato comunista. Non sono mai stato tra coloro che sostengono che i comunisti abbiano sempre avuto ragione. Non so neppure chi e quando oggi abbia il diritto di definirsi comunista. Ma io, vecchio comunista che ha tratto le sue istanze rivoluzionarie dal Risorgimento e dal garibaldinismo mazziniano, ho sempre rivendicato con orgoglio di avere intitolato al patriota Carlo Pisacane, ex mazziniano, comunista, aderente alla prima internazionale di Marx ed Engels, il GAP affidatomi dal comando delle Brigate Garibaldi, istituite, organizzate e dirette dal PC nel quadro del CLN e del Corpo Volontari della Libertà. E mi sento orgoglioso di essere stato insultato dai nazisti che definirono i miei compagni e me criminali comunisti badogliani.